Ciao a tutti, siamo qui per parlare della situazione della Roma TPL. Sappiamo che ad oggi, 5 maggio, ancora non sono stati erogati gli stipendi dei lavoratori. Volevamo prima di tutto dire ai lavoratori che noi abbiamo già avviato tutte le procedure per il pagamento diretto degli stipendi. Già da una settimana abbiamo richiesto l'IBAN all'azienda che ci ha comunicato informalmente che non ce li avrebbe dati. Adesso stiamo procedendo con un sollecito di questa richiesta. Inoltre vi comunichiamo che queste, essendo procedure straordinarie ovviamente, ci vorranno dei tempi tecnici e amministrativi per mettere in atto tutta la procedura. In particolare probabilmente sarete tutti convocati, voi lavoratori, per sottoscrivere un'autocertificazione dove dichiarate che non percepite lo stipendio da diversi mesi. Sappiamo anche che alcune sigle sindacali stanno dicendo che la colpa del non pagamento degli stipendi è di Roma Capitale, cioè dell'amministrazione. Non è vero, non è vero perché l'amministrazione sta pagando puntualmente, come ha detto anche Alicia, ogni volta però ci sono questi problemi, una volta manca il DURC, una volta c'è l'Italia, quindi Cialone e compagni, no? Voglio dire, cercassero di risolvere i problemi e poi l'amministrazione comunque, se ci saranno le responsabilità, ne risponderà. Sì, è inaccettabile in questo momento la speculazione politica che sta avvenendo su questa vicenda. È vergognoso che chi ha creato il problema, chi ha creato questo problema nel 2010, oggi venga a fomentare, a gettare benzina sul fuoco e a fomentare i lavoratori per lo spostamento di appena 2 giorni del Consiglio Comunale che si sarebbe dovuto tenere ieri e che si terrà martedì. È inaccettabile che chi ha creato il problema oggi venga a minacciare noi, perché in pochi mesi non troviamo la soluzione, cosa che comunque faremo e che quindi rispediamo al mittente le speculazioni politiche che veramente a poco servono ai lavoratori e a poco interessano i cittadini che aspettano l'autobus sotto casa spesso per diverso tempo. E chiudo infine con un altro aspetto che merita attenzione, ovvero non si capisce perché l'azienda abbia fatto un comunicato in cui ha informato i lavoratori che sarebbero stati pagati gli stipendi oggi, quando l'azienda già sapeva che la nostra liquidazione era partita venerdì scorso, che come tutte le liquidazioni sono necessari dei tempi tecnici per i passaggi tra dipartimento, ragioneria e tesoreria, e poi sono necessari tempi tecnici che non dipendono da noi, ma dipendono dalle pendenze eventuali che ha l'azienda con Equitalia. Quindi l'azienda sapeva che il pagamento del comune non sarebbe arrivato entro questa settimana, però ha comunicato ai lavoratori invece che sarebbe stato pagato lo stipendio. Anche questo comportamento, francamente, facciamo fatica a comprenderlo.